Marco Travaglio, eh, Draghi dice che abbiamo trasformato la pandemia in un'opportunità per ridurre le disuguaglianze, così ha risposto soprattutto a Landini che aveva detto che la manovra era ingiusta, però oggi è stata eh, riequilibrata nel Consiglio dei Ministri la, la manovra economica, sono state trovate anche delle nuove risorse. Per contrastare e calmirare il caro Bollette. E Landini e Draghi sono degli avversari veri o alla fine troveranno un'intesa secondo te? Ma eh, io non credo che sia una questione personale. Credo che il loro rapporto personale sia buono, come dimostra anche l'abbraccio quando Draghi andò a portare la solidarietà del governo dopo l'assalto fascista. Alla sede della CGL di Roma. È un problema di merito e di metodo. Questo sciopero contesta il metodo Draghi, che è quello di far trovare non solo i sindacati, ma gli stessi ministri che sono chiamati a timbrare provvedimenti che non hanno nemmeno avuto il tempo di leggere e a maggior ragione i sindacati che si sono visti presi a pesci in faccia più volte, prendere a pesci in faccia più volte dallo sblocco dei licenziamenti al ritorno della legge Fornero. Non è una cosa da niente il ritorno alla legge Fornero tra un anno per i sindacati che rappresentano molti pensionati, direi quasi tutti. E poi c'è la riforma fiscale che non solo Landini e Bombardieri, ma anche una personalità come Fabrizio Barca che non è certamente un brigatista rosso, era ministro del governo Monti in un'intervista al fatto l'altro giorno, ha parlato di iniquità che aumenta le diseguaglianze perché i maggiori benefici vanno proprio ai redditi tra i 40.000 e i 55.000 euro all'anno. Mentre il 70% della platea dei contribuenti è sotto i 28.000 euro. Barca faceva l'esempio, diceva il picco massimo di vantaggio va a chi guadagna più di 50.000 euro, 700 euro di risparmio, mentre 120 soltanto di risparmio vanno ai redditi che costituiscono la media nazionale che sono intorno ai 21.000 euro. Il lavoro aumenta solo in forma precaria e questa manovra non fa assolutamente nulla, non mette nemmeno un euro per contrastare questa tendenza e la famosa legge sulle delocalizzazioni selvagge, più volte annunciata, non è nemmeno all'orizzonte. In più, persino l'Unione europea ci sorpassa sul salario minimo e sulle assunzioni dei rider, io mi domando che cosa deve fare un sindacato che rappresenta i lavoratori e i pensionati se non fare uno sciopero generale, visto che la situazione è grave altrettanto come lo era quando ci fu l'altro allora... sciopero generale, l'ultimo, quello del 2014 contro il Jobs Act di Matteo Renzi.